Lo scoppio della guerra in Ucraina ha spaventato le aziende piacentine e bloccato la buona dinamica di crescita dell'occupazione nel nostro territorio. Dopo un gennaio e soprattutto un febbraio molto positivi, il crollo a marzo. La conseguenza è che nei primi tre mesi del 2022 si è registrato un saldo di 51 assunzioni, risultato finale di 15.943 attivazioni di nuovi contratti e di 15.892 cessazioni, come evidenziato nel report dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. La crescita delle posizioni di lavoro dipendente si è registrata a gennaio, ma soprattutto a febbraio, rispettivamente con 43 e 299 nuove unità, quasi interamente compensata però dal saldo negativo del mese di marzo, meno 291. Alla crescita hanno contribuito tutti i settori ad esclusione delle altre attività dei servizi che da sole hanno registrato un saldo negativo di 454 posizioni, bilanciato da 157 nuove unità nelle costruzioni, 116 nell'industria, 142 nel commercio e 90 in agricoltura. Anche nel settore turistico provinciale si rileva una sostanziale stabilità. In un anno la crescita è stata di 1.446 posizioni dipendenti, a cui hanno contribuito soprattutto industria, commercio e costruzioni, in misura minore invece l'agricoltura. Migliora sensibilmente la qualità del lavoro. Tanto nel primo trimestre del 2022 quanto nell'ultimo anno sono notevolmente aumentati i contratti a tempo indeterminato, notevolmente ridotto anche il ricorso alla cassa integrazione.